Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Un programma ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni. Buongiorno, buongiorno Gianluigi, Radio Vacanze per l'Italia ascolta il Piave. Come sempre al nostro inizio si sente sempre questa voce dei nonni in grigio verde, quello che hanno passato questi ragazzi nella prima parte del Novecento durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi sarà una puntata veramente particolare, dedicata a tutte le donne nella giornata dedicata appunto alla loro figura. Faremo veramente pochissimi interventi, saranno Roberta Bressan, Caterina Salieri, la nostra poetessa. Praticamente sarà una puntata tutta al femminile e vorrei iniziare proprio a questo ricordandola le portatrici carniche, quelle donne che facendo molta fatica risalivano le montagne per portare munizionamenti, viveri alle truppe in prima linea, in particolare la signora, la nostra nonna di tutti, Maria Plozzer Mentile, che è stata appunto colpita dal piombo nemico il 15 gennaio 1916 presso la roccia del Malpasso. Dunque uno dei tanti esempi di come le donne non siano sicuramente figure meno importanti nella nostra società moderna e nell'evoluzione. Perciò vi lascio appunto ascoltare tutto quello che è stato fatto da Roberta Bressani, la nostra guida. Sentirete la cultura, la preparazione di queste donne ed è veramente una cosa eccezionale. Non ho motivi proprio di non essere che orgoglioso delle donne che ho incontrato sul mio cammino, cominciare da mia moglie Piera. Bene, allora cominciamo subito e subito è da Danilo Tiaro che invece racconta, scusate, Leonardo Malatesta che racconta il Colmoskin, il battaglione specializzato di forze diciamo di prima linea dell'Italia che potrebbe dare il Libia nei prossimi giorni. Raccontiamo la storia e poi si parte tutto al femminile. Ci risentiamo poi alla fine del programma. Leonardo, a te. Pronto? Pronto, buongiorno Leonardo Malatesta, lo storico dell'Italia ascolta il Piave. Come stai stamattina? Bene, bene. Mi fa piacere, sono contento. Allora, carissimo Leonardo, come ci siamo detti nelle volte scorse, noi parliamo sempre dei nostri nonni in grigio verde e del filo che unisce comunque quel periodo fino ai giorni nostri, no? A volte la storia si ripete, tu mi insegni da storico che questa non è una supposizione. E parliamo appunto del prossimo, ma si presume, interventi libio, parlando del nono Colmoskin che prende origine dalla Prima Guerra Mondiale. Assolutamente sì, il nono reggimento incursori Colmoskin, che fa parte della brigata Paracotisti Folgore, ha le sue origini dal Colmoskin. Dov'è il Colmoskin? Il Colmoskin è un colle, ora si può dire anonimo, attualmente pieno di, attualmente imbiancato sul massiccio del Grappa. Il nono reggimento Colmoskin, incursori, una delle forze speciali dell'esercito italiano, assieme, per esempio, facciamo un paragone al Comsumin, che è l'incursore della Marina Militare, con sede a Varignano, sono dei reparti speciali altamente addestrati sia alle varie compiti che alle forze armate, cioè l'esercito, ma anche per compiti di ordine pubblico e quindi e anche di servizio di intelligence. Prendono spunto il nono Colmoskin dai reparti d'assalto venere della Prima Guerra Mondiale, che hanno un alone di mistero, soprattutto anche un mito, perché sappiamo tutti che durante la Prima Guerra Mondiale, nei primi anni di guerra, non si riusciva ad avanzare perché la tattica era errata, cioè andare all'assalto di plotoni affiancati di fronte a un nemico ben munito di armi automatiche voleva dire quasi morte sicura. Poi con i cambi all'interno del comando supremo dopo la rottura di Caporetto del 24 ottobre 1917, istituzione tra il generale Cadorna e il generale Diaz, ci fu un potenziamento dell'esercito, ma soprattutto anche le nuove dottrine tattiche. Una di queste fu
gli attacchi di sorpresa, i colpi di mano, quindi vennero utilizzate queste nuove truppe, le truppe d'assalto, gli arditi. Gli arditi erano del reparto di fanteria, che però rispetto alla fanteria normale aveva avuto un addestramento per il combattimento a piccoli nuclei, per assaltare, soprattutto o di notte o in momenti che si era visto che il nemico, gli austro-ungarici, erano in periodo di pausa oppure erano anche un periodo di vulnerabilità, questi attaccavano senza la popolazione di artiglieria e quindi utilizzavano l'elemento sorpresa, riuscivano ad occupare questo avamposto, dopodiché avrebbe spianato la via alle fanterie e alle artiglierie. Il nono reparto d'assalto, da cui prende il nome il nono reggimento Colmoschi, fino alla, dopo i giorni della disfatta di Caporetto o della decisa battaglia dell'Isonzo, così chiamata, e faceva parte della quarta armata. La quarta armata arretrò della zona del Cadore fino al sito di Grappa, e nel gennaio 1918 venne ridenominato da settimo reparto d'assalto a nono reparto d'assalto. Il suo comandante, fino alla fine della Grande Guerra, fu uno dei pochi ufficiali dell'esercito italiano del Novecento che, partendo da soldato semplice, arrivò al massimo grado della gerarchia militare, cioè a maresciallo d'Italia. Fu il pugliese, nato a Mesani nel 1982, Giovanni Messe. Giovanni Messe non aveva mai fatto l'Accademia, ma nel 1918 diventa comandante nel reparto d'assalto, dovete Fiamme Nere. Le Fiamme Nere verranno già impiegate, dopo un severo addestramento, verranno impiegate già nella battaglia del Solstizio del 15 giugno 1918 sul massiccio del Grappa, e riusciranno in poche ore a occupare delle posizioni che erano veramente difficili da prendere attraverso le fanterie. Ci sono vari episodi di eroismo del nono reparto d'assalto, tra cui possiamo ricordare su Monte Asolone, sempre sul massiccio del Grappa, durante l'infuriare della battaglia, il soldato Ciro Scianna, nato a Bagheria, vicino a Palermo, in siciliano, riuscì a portare in cima al Monte Asolone la bandiera del reggimento, del nono reparto d'assalto, oramai piena di buchi, dovete pensare che era stoffa, e riuscì a piantarla sulla quota 1520 di Monte Asolone. Poi, durante una controffensiva austriaca, venne colpito a morte, e prima di morire con la bandiera disse al suo commilitone: porta al comandante e viva l'Italia. Questo era lo spirito di queste persone. Ecco perché poi nel primo dopoguerra i reparti d'assalto vennero sciolti. Poi con i vari ordinamenti dell'esercito italiano, alla fine della seconda guerra mondiale venne potenziata la brigata Potenti Folgore, e rinato il nono reggimento incursori col Moschin, perché prende le tradizioni e il mito dal nono reparto d'assalto, che ebbe uno dei punti fondamentali della conquista di Colmoschi. Ogni anno, durante il mese di giugno, c'è una cerimonia dove c'è un cippo dove si ricorda il nono reparto d'assalto, e arriva il Colmoschi attuale anche con un lancio di paracadutisti, perché gli incursori sono anche paracadutisti militari. Questo è un po' i nostri, la migliore gioventù, come dico sempre io, no? La realtà, la fede verso un credo, e come si dice, è appunto una forza per questi ragazzi, insomma, che si sostengono l'uno con l'altro, credono uno nell'altro. La forza di questi ragazzi è questo, sono il cameratismo fra di loro, no? Molto importante. E soprattutto il grande addestramento. Sono addestrati per poter sopperire in qualsiasi condizione ambientale, sociale, politica. E questa è una bella, perlomeno siamo tranquilli su quello che la formazione ce l'hanno. Poi, come in questo teatro di operazioni, sicuramente sono gli uomini più adatti per operare, anche in questa che la prospettiva che si rinla per i ragazzi qui in Libia. Però, come diciamo noi, ci vuole anche il sostegno dello Stato e di un paese quando questi ragazzi poi attraversano la frontiera, no? Credo che sia minimo doveroso. E loro da parte nostra ce l'avranno sempre. Allora, carissimi amici dell'ascolto, ringraziando per questo racconto il nostro amico Renato Malatesta, ricordiamo il suo sito www.renatomalatesta.it, ricordiamo che per gli artiglieri in ascolto potranno conoscerlo di persona a Darfo Boario Terme, dove sarà molto, dopo la conferenza, sarà molto felice di incontrare
noi stessi, i ragazzi che andranno a chiedergli appunto spiegazioni, ci saranno anche il suo libro, che è l'ultimo sulla Grande Guerra, e con Leonardo sarà ben felice di incontrare tutti, no? Giusto, vero? Assolutamente, sarà un grande piacere. I fratelli, anche se io non sono un artigliere, però sono molto vicino all'arma artiglieria per i miei studi. Sì, grazie ancora. Allora, buon proseguimento, un abbraccio e a martedì prossimo. Grazie, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. E ora, carissimi amici, io intanto vi do la possibilità di entrare in contatto con noi mandando un sms al 320 46 87 503 oppure scrivere a gianluigi@viaggiopeto.it per raccontare la vostra intenzione di venire in trasmissione oppure partecipare magari attraverso un'intervista al programma. E voglio dedicare questa bella intervista con la nostra amica Caterina Tagliani, la poetessa, l'ho chiamata io, proprio questa si chiama così, la voglio dedicare insomma ovviamente a tutte le donne che ho conosciuto nella mia vita importanti, e ovviamente anche la Piera che mi sopporta da 30 anni, e soprattutto la voglio dedicare a una signora che non sta molto bene ed è la mia amica, la moglie del mio cugino fratello d'arme, il colonnello dei carristi Gianfranco Perdiciari. Allora, signora Costanza, auguri, l'aspettiamo sempre, e questa poesia e intervista è dedicata a lei e a tutte le donne che hanno bisogno del nostro sostegno, il sostegno del nostro, dei nostri e dei loro compagni. Pronto? Buongiorno Caterina Tagliani, come stai? È Gianluigi per l'Italia ascolta il Piave, come va? Bene, bene, Gianluigi, grazie. Benissimo, oggi una magnifica settimana. Bella, poi oggi con cui dobbiamo appunto raccontare nella puntata dedicata all'8 maggio per l'Italia, l'8 marzo, festa delle donne, raccontiamo anche un po' lo spaccato di queste donne durante la Grande Guerra, infatti Roberta Bressani, la nostra guida, ha appena parlato, e voglio sentire te invece che cosa, poi il contributo che secondo te hanno dato in questa, diciamo, questo squarcio di secolo, le donne da allora a oggi, ecco, importante, una figura femminile come te che si è trasferita dal nord Italia al sud per seguire un progetto di famiglia. Beh, guarda, è stato un progetto ben riuscito, diciamo, mi sono trovata bene perché mi sono trovata in una terra accogliente, e poi, come tu sai, insomma, sono scesa abbastanza giovane in Calabria, quindi 24 anni è facile adattarsi, insomma, certo. Quindi certo. Tutto è stato bellissimo, insomma, è stato un percorso che ho fatto. Oramai sono 46 anni che sono qui, certo. E mi trovo bene perché anche le mie figlie, diciamo, mi sono vicine, e i nipoti invece sono a lavorare al nord, però oramai la casa è questa. Il certo. contributo delle donne, certo, tu lo sai, è cambiato molto nel tempo, perché se qui prima c'era una realtà più che altro contadina, oggi possiamo parlare, insomma, sono più le donne diplomate, laureate, impegnate nel campo della cultura, dell'arte, e, insomma, è un secolo che ha dato certamente grandi nomi. Certo. Proprio alla storia della letteratura italiana, pensa solo ai nostri Nobel, quante donne abbiamo, per esempio, incominciando da Grazia Deledda, che è stata la prima donna italiana a ricevere il Nobel della letteratura. Grande persona, grande donna, anima sarda, proprio come io la chiamo, anima sarda, veramente qualcosa di anima unico. Sarda, veramente, sì. E poi, non so, nel campo della filosofia, per esempio, tu lo sai che io ho pubblicato un saggio con l'editore Orsini su Hannah Arendt, Libertà e Rivoluzione, quindi sull'ultima grande esponente della filosofia politica del Novecento. E poi, vabbè, parlando di arte e di donne, io vedo che qua c'è un grande fermento anche culturale. Per esempio, in questi giorni l'Accademia dei Bronzi ha bandito la quinta edizione del premio Merini, quindi molto importante. Certo, quindi, allora, anzi, inviterei tutte le tue amiche e amici
poeti all'ascolto a partecipare a questo evento che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 2300 bello, poeti. Bella, bella, bellissima cosa, bellissima cosa, bellissima cosa. Allora, noi vogliamo dedicare ovviamente a quelle donne che hanno sofferto durante la Grande Guerra la partenza degli uomini mariti e figli, poi non vederli più tornare, ancora il dolore e poi hanno, si sono fatte carico della famiglia e l'hanno portata avanti. Dunque tu non è stato facile, non è stato facile. Allora, proprio alla loro memoria, ormai si può dire, io ti pregherei di citare la tua poesia oggi dedicata proprio alle nostre nonne dell'Italia Ascolta il Piave, diciamo io, così. Guarda, ti ringrazio e dedico a tutte le amiche, a tutte le donne dell'Italia Ascolta il Piave, questa poesia che si chiama Un alfabeto non basta, perché in effetti non c'è, diciamo che non ci può essere, come dire, anche per poter citare tutte quelle che sono le doti e le virtù delle donne, comprese quelle che tu hai detto, appunto le nostre nonne, eccetera, non basta di sicuro un alfabeto. No. Se ti fa piacere ascoltarla, molto, molto, molto. Un alfabeto non basta. Amore è tutto quello che hai nel cuore, balsamo che lenisce ogni ferita, carezze tue più lievi di una piuma, doni la pace, l'anima rasserena. Eroina sei, pur senza medaglia, fortuna porti a chi la mano tendi, giglio di campo che il sol non scolora, era sovrana sei della tua casa. Immortale il canto dei poeti, lodata ed innalzata sugli altari, madre, madonna, mamma mia che sei, nome che dolce per chi nasce e muore. Onda che sempre viene a ricercarmi, forza della mia vita, cieli ogni periglio, quercia che dai frescura nell'affanno, rosa che spandi intorno il tuo profumo, sole che splende, scalda e manda luce, torcia che accende sempre il focolare, uva di tralci sempre nuovi, grappoli gonfi, vela che sempre al porto mi congiunge, zagara profumata che mi inebria sempre. A tutte le donne, Francesco, Gianluigi, i miei migliori auguri per questa giornata, che sia di consolazione, di conforto, a tutte le donne che sono impegnate, soprattutto alle nostre donne soldato, ancora oggi ci pensavo, dico magari sono lontane dalla casa per lavoro, a chi soffre, insomma, certo. A tutte, ecco, non ne trascuriamo nessuna, perché fare l'elenco, appunto, vedi, un alfabeto non finisce mai. Per noi, una volta che mettono, dicevo sempre, per noi una volta che mettono le stellette sono nostre sorelle, perciò va benissimo così. Grazie a te, allora, ancora auguri a te, alle tue ragazze, grazie, e ci sentiamo sicuramente. E ci sentiamo allora. E a tutte le grazie. D'Italia. Questa era, sì, anch'io allora questa la raccolgo e la lanciamo alla nostra Agostina Zecchini, che sennò ci fucila, la nostra sorella del rosso e blu. Ciao di nuovo e buona giornata. Ciao Gianluigi, buona serata, buona giornata anche a te. Ciao. Ciao. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave. La voce dei nonni in grigio verde. Buongiorno. Buongiorno Roberta Bressan, guida principale, diciamo, se vogliamo dirla così, dell'Italia Ascolta il Piave per la regione Friuli Venezia Giulia. Come stai oggi? Come va? Bene, bene. Guarda, ieri qui avevamo un po' di pioggia, il tempo non era granché, ma oggi è tornato il sole. Benissimo, bella cosa, perché il territorio si sta preparando alle manifestazioni che già sono cominciate in questi giorni e si proporranno per i prossimi 4 anni per il centenario della Grande Guerra. E a proposito di questo, noi oggi parliamo di Oslavia, giusto? E raccontiamo un po' questo. Sì, allora, Oslavia è un paesino che avrà forse 600 abitanti, che oggi fa parte del circondario, diciamo così, di Gorizia, ed è naturalmente sempre lungo l'Isonzo.
Oslavia è poco conosciuta, tutti di solito vanno a Re di Puglia, in realtà il sacrario è del 38 come Re di Puglia e come quello di Caporetto, perché c'è un sacrario italiano anche a Caporetto, dove sono custodite le spoglie di circa 57.000 soldati, sia italiani che austro-ungarici, e tra i tanti ufficiali che sono sepolti lì, ci sono anche 13 medaglie d'oro, c'è anche il generale Achille Papa. Ah, ecco. E questo così come notiziola in più. Ha una forma, è in pietra calcarea, bianca, sembra una torre cilindrica con quattro altre torri d'angolo praticamente, immaginate un quadrato con negli angoli delle torri rotonde, e praticamente da lì si vede tutta la piana di Gorizia, era un punto estremamente strategico per i due eserciti, tant'è che gli italiani sono andati all'assalto praticamente 39 volte, saliti all'assalto, ridiscesi, risalire, eccetera. Oggi è una zona a vocazione vinicola perché fa parte di quell'area che si chiama Collio, dove si producono i migliori vini bianchi d'Italia. I rossi naturalmente ben venga per i piemontesi, però come vini bianchi insomma ci difendiamo bene, diciamo così. Ed è un posto dove appunto è poco conosciuto. Cioè, tutti tendono ad andare a Re di Puglia perché è quello che si conosce di più. Certo. Lì invece purtroppo no. Questo per è uno cui, dei motivi, insomma, è uno dei nostri motivi di orgoglio di far conoscere un po' a tutti quello che è stato e soprattutto il sangue versato, la gente che dei ragazzi certo. Che cominciano a emergere fortunatamente trasmissioni che come la nostra raccontano un po' la storia di quei territori, che poi basta veramente poco perché si mette lì, si guarda verso Gorizia e potrebbe già sentirsi raccontare quello che è successo, basta il territorio che ti guardi intorno, riesci un po' a immaginare quello che poteva essere 100 anni fa. Certo, perché poi ricordo che lì nei dintorni ci sono vette che si chiamano Sabotino, San Michele, San Gabriele, Montesanto, sono tutte lì praticamente, attorno all'Isonzo, ed è la zona della sesta battaglia, quella dell'agosto del 16, con la quale gli austro-tedeschi si ritirano sull'altra riva dell'Isonzo e gli italiani poi entreranno a Gorizia. Volevo dirvi una cosa invece su Aquileia, è notizia fresca purtroppo di ieri, il cimitero di guerra, perché da lì è partito il Milite Ignoto, non dimentichiamolo, lì ci sono gli altri 10 soldati con la mamma, purtroppo ci sono problemi di ristrutturazioni, sembra che manchino fondi, non riescono a sbloccare questa cosa e hanno dovuto chiuderlo in via precauzionale, per cui speriamo che qualcuno sia in ascolto e possa fare qualcosa, perché gli alpini danno una mano, ma purtroppo per motivi di sicurezza hanno dovuto chiudere il cimitero che è dietro la basilica e speriamo che questa cosa si sblocchi e possa venire riaperto quanto prima. Questo è uno dei motivi di, come dicevamo noi, ecco, la crociera del centenario che si è posto come obiettivo, oltre alla partecipazione, fra tutti gli italiani che avranno il piacere di essere a bordo con noi il 24 ottobre, da Venezia, e torneremo una settimana dopo, nella quota che ognuno acquisterà la cabina ci sono i soldini che andranno a disposizione di queste delle Puglia, se sarà dedicato a loro, o di questo cimitero di Aquileia, comunque alla ristrutturazione e alla conservazione della memoria. Questo è l'obiettivo della crociera del centenario. Grazie per averci ricordato. Speriamo che vengano in tanti. Aver permesso, sì, noi prima di tutto gli italiani, e questo è un modo di conservare certo. La memoria, e credo che sia importante. Bene, io credo che ci siamo un po' raccontati bellissime storie e ci sentiamo sicuramente per il prossimo martedì con altri racconti, con altre realtà certo. Del nostro territorio. Grazie a te Roberta, grazie da parte anche della
l'Italia Ascolta il Piano, della redazione di Viaggio in Vedo, Radio Vacanze, e ci aggiorniamo allora martedì prossimo. Buona giornata. Grazie a voi. E buon lavoro. Ciao. Anche a te, grazie. Ciao, ciao. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Buongiorno a Roberta Bressan, Gianluigi, Radio Vacanze, L'Italia Ascolta il Piave, la nostra guida del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Roberta, come stai? Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. Bene, grazie. Voi? Noi benissimo. Oggi ci parliamo insieme a te delle 12 battaglie del Risonso, una delle pagine più dolorose della Grande Guerra, giusto? Mi dici che è questa la nostra poi missione, quello di far ricordare. Certo, le 12 battaglie che si sono combattute appunto lungo il fiume Risonso erano una posizione strategica, perché sono gli ultimi 50 chilometri in linea d'aria che vanno dal Monte Nero al mare, e sono una specie di porta che gli italiani avrebbero dovuto sfondare se volevano arrivare a Vienna attraverso la Slovenia, e ovviamente gli austriaci avrebbero dovuto invece tenere ben chiusa per evitare appunto l'avanzata italiana. Ci sono delle cime come quelle del San Michele, che erano alle spalle di Gorizia, dove per esempio possiamo rilevare anche la presenza di Ungaretti. Ce ne sono altre come l'Ermada,
che erano, che è proprio la come dire, lo scudo che proteggeva Trieste. Questi combattimenti si sono praticamente incentrati su questo territorio, ne è uscita una sorta di guerra di posizione che alla fine praticamente non si riusciva ad andare né avanti né indietro. Tenete presente che il Carso è un ambiente naturalistico molto bello, ma è costituito da roccia calcarea, per cui ogni volta che c'erano dei bombardamenti questo si sbriciolava, e queste briciole erano taglienti più dei proiettili praticamente, e spesso c'erano vittime anche per le conseguenze delle ferite e le infezioni. Certo, certo, ed è ovviamente una cosa che va presa in considerazione, perché poi gli ambienti erano quelli che erano, non è che c'erano ospedali da campo asettici come quelli di oggi. No, direi proprio di no. Difatti ce n'è, ne è stato trovato uno in mezzo alle colline, era italiano, è chiamata la Dolina dei Bersaglieri, un ospedale da campo, cioè provate a immaginare con che medicinali, con che attrezzatura operavano, e c'è addirittura la tabella con la lista dei medici che hanno lavorato lì, proprio ancora con i fori lasciati dai proiettili, e questo si può visitare andando a fare un'escursione sul Carso, perché è tutto all'aperto. Certo, certo. Senti, tornando alle nostre battaglie di Risonzo, che sono il tema un po' centrale, visto che ne parliamo anche con Danilo Chiaro e col suo libro Risonzo, secondo te, ecco, quella era la strada da seguire gli italiani, perché li portava direttamente a Vienna? Sì, perché ritorniamo sulla geografia del territorio. Le parti che sono state coinvolte riguardano soprattutto la zona di Gorizia e di Trieste, senza dimenticare che Cividale, che è un po' più su, è sull'altro lato del Monte Matajuri, il Monte Maggiore anche chiamato, lato Slovenia, lì c'è Caporetto, tanto per darvi un po' un'idea della geografia del posto. Per cui effettivamente, sfondando quella zona lì, gli italiani attraverso la Slovenia avrebbero avuto poi la strada per Vienna. Certo, certo. Un'altra cosa che ci piace ricordare, perché noi parliamo di aneddoti, è il fatto che l'imperatore Cecco Peppe, come lo chiamiamo da quelle parti, non aveva nessuna voglia di entrare in conflitto e gettarsi alla sua veneranda età di più di 80 anni. No, ne aveva 84, difatti poi morirà in piena guerra nel novembre del 16, e tenete presente che sappiamo che è iniziata con Sarajevo, l'Italia però era alleata di Austria e Germania. Dopo le litigate in Parlamento tra interventisti e neutralisti, l'Italia dichiara guerra all'Austria, ma non alla Germania. Con la Germania rimane alleata, fintanto c'erano gli accordi di Bismarck, fintanto che gli austriaci si ritirano sull'altro lato del Risonzo, verrà occupata Gorizia dagli italiani, e con questo successo verrà poi dichiarata guerra alla Germania, ma solo a fine 1916. Certo, non certo, prima. Certo. Ricordiamoci che poi dopo il fronte russo finisce con la rivoluzione di ottobre, e tutte quelle truppe poi nel 17 vennero impiegate a questo punto sul fronte della Grande Guerra. Certo, difatti poi ci sarà la grande strategia austro-tedesca che porterà alla vicenda di Caporetto. Certo. La vallata dell'Isonzo è una vallata fluviale dal punto di vista naturalistico molto bella, ha dei fianchi naturalmente molto alti come tutte le vallate fluviali, e con le artiglierie hanno iniziato poi un cannoneggiamento alle 2 di notte, cogliendo di sorpresa gli italiani, ma anche posizionando le artiglierie in modo da abbassare un po' la traiettoria, quindi anziché far sparare i proiettili verso l'alto, abbassandola è come a voler chiudere il punto di fuga praticamente ai soldati. Poi comunque siamo nell'ottobre del 17, ormai erano già 2 anni e mezzo che questi poveri soldati ne vedevano veramente di tutti i colori, fra trincee e
e quant'altro, ed è ovvio che poi ne è nata quello che viene chiamata appunto la rotta di Caporetto, perché questi poveri ragazzi non ce la facevano più. Certamente, certamente. E poi dopo il subentro del passaggio delle consegne da Cadorna a Diaz ci porterà poi a quello che è il cambiamento di rapporto anche tra ufficiali e truppa, ecco. Ma infatti Cadorna è stato un personaggio, vabbè, qui si dice stendiamo un velo pietoso, tant'è che tra l'altro Cadorna alla cerimonia di Aquileia del 1098 non c'era. Certo, questo dice appunto tutto del rapporto tra, come dicevamo sempre noi, aneddoti. Infatti un generale borbonico nato sotto l'impero borbonico come Diaz porta alla vittoria l'esercito sabaudo, uno di tanti controesercizi. Era di un'altra pasta Diaz. Certo, Cadorna poi, vabbè, bisognerebbe scrivere veramente un'enciclopedia sul personaggio Cadorna. Sarà un argomento di ai prossimi. Ok, grazie a te, allora buon lavoro a Roberta Bressan, guida dell'Italia Ascolta il Piave e di Radio Vacanze. Buona giornata Roberta. Grazie a voi, buona giornata, grazie, ciao. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Buongiorno. Buongiorno a Roberta Bressan, la nostra guida dell'Italia Ascolta il Piave per l'area che riguarda il Friuli Venezia Giulia. Oggi la ringraziamo perché nonostante sia in condizioni non perfette, ma ha voluto comunque non mancare all'appuntamento con tutti quanti noi. Grazie per questo Roberta, e oggi mi dicevi che volevamo parlare un po' del ramo d'Aosta della famiglia diciamo imperiale ed reale dell'Italia del tempo, insomma, ecco, la parte che non riguarda appunto i Savoia e del ramo d'Aosta, ecco, del Duca d'Aosta. Bene, che sì, cosa ci vuoi raccontare? Allora, l'episodio più importante sicuramente è il fatto che fu il comandante della Terza Armata, il Duca d'Aosta, qui da noi, ed è stato l'unico che sia riuscito a dare filo da torcere praticamente a Borojevic, che invece era il comandante in capo, il capo di Stato Maggiore praticamente delle forze armate austro-ungariche. E si deve a lui infatti la conquista del San Michele, mm-hmm, che è uno dei colli che circondano Gorizia. È chiamato Monte, ma è un po' improprio il nome, nel senso che è alto 270 metri, e non è proprio un monte altissimo, ma è chiamato così. E ricordo che poi dentro il San Michele furono scavate delle gallerie per postazioni di artiglieria, che furono utilizzate poi anche durante la Seconda Guerra. Anzi, adesso è in restauro, per cui speriamo che vengano presto riaperte al pubblico, perché sono proprio gallerie scavate a mano, come si diceva anche in altre occasioni, e i cannoni venivano puntati soprattutto in direzione mare, diciamo così, per capirci. Ho capito. Diciamo, abbattevano quel fronte sud, diciamo, della linea della prima linea, praticamente guardavano verso Trieste, insomma, sì, poche parole. Certo, perché poi dietro il San Michele nel Carso Triestino c'è il Monte Armada, che invece era il baluardo appunto da abbattere per arrivare verso Trieste, no? Poi c'è un'altra cosa da ricordare del Duca d'Aosta. Se non ricordo male è morto nel 31. Quando è stato fatto il Sacrario di Re di Puglia nel 1938, la tomba monumentale che si trova proprio la prima sul davanti è praticamente la sua. Certo, praticamente. Dietro ci sono quelle di altri ufficiali e poi la famosa scalinata con i 100.000 caduti. Certo, diciamo che praticamente come tutti gli ufficiali comandanti avrebbe voluto tornare insieme ai suoi ragazzi per il riposo eterno, insomma, anche se magari non erano tutti della Terza Armata, per lui comunque erano i suoi soldati. L'idea in effetti di un corpo d'armata un po' ce l'ha, perché c'è il comandante davanti, gli ufficiali dietro e poi i soldati a seguire, diciamo, no? Certo. Con questa scalinata appunto monumentale in cima alla chiesetta. Ecco, poi ricordiamoci che comunque anche se diciamo che il re Vittorio Emanuele III era comunque anche lui presente al fronte,
i combattimenti veri e propri, diciamo, la prima linea invece lui l'ha guidata proprio con i suoi soldati, era a contatto diretto, il ramo d'Aosta, diciamo. Sì, 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 bene. Ma ripeto, è stato l'unico che abbia saputo dare del filo da torcere al comandante in capo dell'esercito austro-ungarico, praticamente. Se mi ricordo bene, erano gli invitti, praticamente l'armata che non ha mai perso. Esatto. Ecco, questa la dice lunga appunto sui profili che poi fanno i comandanti e di conseguenza anche le risposte della truppa in base alle loro, diciamo, a quello che era gli ordini, insomma, ecco, non era sicuramente, era un po' diverso da tra gli ufficiali che la grande guerra. E detto tra di noi, deve essere stato anche un personaggio di un certo carisma, perché a vedere alcune foto lo si vede che deve essere stato anche piuttosto alto di statura, quindi anche con una certa presenza, diciamo così. Certo, che non si nascondeva ai suoi uomini, da quanto, perlomeno esatto, anche dagli scritti che sappiamo noi. Ecco, questa sicuramente è un aspetto, ecco, che non si va considerato un po', ecco, diciamo, in questa maniera, in tante biografie che si sono lette, scritte, insomma, ce n'è ancora tanto da raccontare, veramente veramente tanto. Bene Roberto, io ti ringrazio che nonostante i tuoi problemi di salute sei voluto comunque partecipare all'Italia Ascolta al Piave, e grazie, ci aggiorniamo a martedì prossimo. Ciao e perfetto, buon lavoro. Ciao. Buon lavoro, grazie a tutti, ciao. Ed eccoci insieme ancora con Gianluigi in questi ultimi minuti che ci separano da questa bellissima puntata dedicata appunto alle nostre signore, alle nostre nonne, a madri e figli e spose in grigio verde. Allora approfitto anche per ringraziare Massimo Maurizio Penico che ha mandato la foto di suo nonno Massaro Giuseppe della classe 1897 che ho visto in divisa della Voloire, e ancora il suo zio Rubino
Michelangelo Urbino, ufficiale di Bersagliere, e poi cappellano militare. Noi siamo qui per appunto ricordare tutti questi ragazzi, e mi permettetemi anche di fare gli auguri a Maria Pia Angotti, che è una nostra carissima fan. Grazie ancora a tutti quanti per stare insieme con noi, e questo inno è per loro. E con questo vi do appuntamento al prossimo martedì. Grazie a tutti per essere stati con noi. Da Gianluigi, Radio Vacanze, l'Italia ascolta il Piave. Ciao e alla prossima. Hai ascoltato il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde, ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni, che ti dà appuntamento a martedì prossimo su www.radiovacanze.com.